Adesso in poi, come è stato nel passato, ci sarà la clausola di salvaguardia occupazionale integrale, per cui verrà messo l'obbligo da parte dell'azienda, della cooperativa, dell'impresa subentrante, di assumere la totalità dei lavoratori impiegati in quell'appalto. A domanda, scusate, molto semplice ma molto secca, vogliamo una risposta. Desideriamo avere una risposta su questo e cito anch'io il parere del Consiglio di Stato con la sentenza 3900 del 2009 che dice che la clausola sociale va interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa. Quello che c'è stato fino ad ora. L'inserimento della clausola sociale nello specifico dovrebbe parlare della presa in carico di tutto il personale, ok? Ma mantenendo la retribuzione e gli scatti di anzianità. Perché altrimenti non riusciamo ad evitare la Job Act. Nel senso che se veniamo comunque garantiti come corpo lavoratore, ma facciamo parte dei neoassunti dopo il 2015, rischiamo di essere assunti dalla cooperativa vincente con le nuove forme contrattuali. E diventi un precario, giustamente. Questo, a mio avviso, andrebbe sottolineato, andrebbe studiata eventualmente la formula per garantire al massimo anche quella che è la forma contrattuale di questi lavoratori. Il punto chiave della salvaguardia, cioè non c'è solo la salvaguardia sociale, stiamo attenti, perché questo non significa se assumono noi, ci assumono nelle stesse condizioni e con la stessa retribuzione e con la nostra stessa anzianità di servizio. Già prima dell'inizio di questa commissione ritenevo curioso, quasi assurdo, che ci volesse una commissione anche solo per parlare dell'inserimento di una clausola di salvaguardia sociale che dovrebbe essere assolutamente scontata e non dovrebbe essere nemmeno messa in discussione, ma non solo per quanto riguarda gli obblighi e gli articoli, vincoli citati da persone più tecniche di me, soprattutto perché nel caso nostro riguarda la continuità di servizio assistenziale verso persone che spesso sono residenti nei posti di lavoro e anche solo il pensiero che li possano cambiare gli operatori o la maggioranza degli operatori da un appalto all'altro, con appalti che ormai durano 2 anni di media, è fuori dal mondo secondo me per chi lavora e vive a contatto quotidiano con la gente. La gente si vede morire spesso, ma c'è gente che ci sta anche 10 anni, 12 anni e 15 anni, quindi è importantissima che si valuti anche la discontinuità di servizio in questo senso. Oltretutto,
oltretutto questa clausola di salvaguardia sociale siamo felici che sia stata già approvata e deliberata, quindi ovviamente l'intervento era preparato prima e non lo sapevamo ancora. Come hanno detto anche qualcuno finora, abbiamo bisogno e pretendiamo di poter vedere cosa c'è scritto, nel senso abbiamo già passato per quanto si siano sentite opinioni per cui il sistema degli appalti a Livorno finora è stato perfetto. Chi ha passato già il sistema degli appalti sa che non è così, non è stato assolutamente perfetto. La clausola di salvaguardia sociale per il mantenimento e per il semplice mantenimento del posto di lavoro ha portato, come dicevano anche i sindacati prima, a dover sacrificare la solidarietà dei lavoratori, ma ha portato anche una riduzione a part time in molti casi e in molte apparti del 100% dei lavoratori, quindi direi che di salvaguardia occupazionale, quando si parla di salvaguardia occupazionale c'è da definire bene cosa significa, perché il semplice mantenimento del posto di lavoro, cioè delle teste, come si dice in gergo, non interviene assolutamente a garanzia delle tutele, dei diritti, dei livelli salariali, della riduzione dell'orario, che comunque sono cose già state chieste da sindacati che vengono inseriti nell'integralità della famosa clausola sociale. Fra noi, fra il nostro settore, come tutti sappiamo bene, e qualunque altro settore lavorativo, che comunque va sempre tutelato, nel senso, io faccio parte di un coordinamento che nel suo motto, cioè se colpiscono uno colpiscono tutti, quindi figuriamoci, però nel nostro settore noi abbiamo nel lavorare il diritto, dovere di garantire una qualità di servizi che non è semplicemente quella della professionalità già citata, ma una qualità che riguarda anche la tranquillità con cui si lavora, perché il nostro lavoro relazionale, cioè il mio stato d'animo, il nostro stato d'animo, il nostro stato emozionale cambia completamente in una giornata, in un mese, in un anno e in un periodo di 2 anni dell'appalto, l'approccio e la qualità del lavoro e della relazione che noi possiamo offrire direttamente agli utenti che sono malati, non autosufficienti e muoiono. Quindi su questo non possiamo considerare solo l'aspetto tecnico, sindacale e lavorativo, dobbiamo capire che questi sistemi di appalti brevi che fanno storia a sé e che ogni volta per ogni appalto ci rimettono in questa situazione di precarietà, perché ormai è ovvio che siamo tutti in una situazione di precarietà, indipendentemente dal contratto fisso da 20 anni o no, ci rimettono ogni volta a lavorare su un appalto di 2 anni, per un anno quasi, magari in modo tranquillo, e i 6 mesi prima e i 6 mesi dopo, in questa situazione in cui io sono settimane da quando è successo questa polemica che poi ho portato, vi giuro, ho anche un ruolo di responsabilità, non sono nemmeno un operatore diretto dei reparti, che non riesco a ritagliarmi il tempo necessario che vorrei dedicare agli utenti, al mio lavoro, ai miei progetti, allo svolgimento dei miei progetti, per occuparmi di queste cazzate qui. E non è possibile. Ci sia stato un percorso, appunto, citato più volte anche dai sindacati e dal dirigente Bertelli, che dagli anni 90 ha portato appunto a questo sistema delle appalti, a continui cambiamenti e regole. Noi crediamo che questo sia semplicemente conseguenza diretta, inevitabile, della vera causa che è tutto questo, che è il processo di privatizzazione dei servizi pubblici, che è progressivo, che non si ferma e che come sappiamo anche recentemente in casi specifici, e possiamo fare l'esempio della radiologia o di alcuni ospedali vicini, del project financing dell'ospedale nuovo che doveva essere approvato, che prevede non solo gli appalti privati anche negli ospedali e nella sanità pubblica per le mense e per le pulizie, ma prevedeva già di per sé, lo sappiamo, lo abbiamo letto, appalti privati per servizi come la sterilizzazione, la radiologia. Cioè questo è un percorso che secondo noi a livello nazionale porterà presto a una riforma della sanità che porterà alla distruzione
del sistema pubblico sanitario nazionale italiano, che quello sì, non la parte di Livorno, quello sì è all'avanguardia in tutto il mondo storicamente da anni, è l'esempio su cui si basa tutto il mondo, quello sì. Quindi noi crediamo che nei limiti delle possibilità di un consiglio comunale, di un territorio, di sindacati e di un protocollo, si faccia sempre riferimento alla salvaguardia dei servizi pubblici e alla possibilità di reinternalizzare a pezzetti e fin quando possibile, più possibile, i servizi pubblici, o quantomeno, anche se questo è impossibile, di evitare ulteriori esternalizzazioni e privatizzazioni di qualunque tipologia di servizio. Siamo favorevoli al protocollo, faremo richiesta come associazione di categoria, anche se abbiamo dei problemi sulla legalità, però come coordinamento lavoratori e lavoratrici livornesi di partecipare al tavolo che di trattativa è per il protocollo. Aggiungo solo che se è possibile, tanto ce l'avete sul foglio, il comitato parenti ha consegnato direttamente ai lavoratori una lettera di solidarietà, se lo potete dire direttamente voi, evito di doverlo dire. Ringraziamo il comitato parenti. Lavoro in un RSA Boccaccio e sono una lavoratrice, mi chiamo Bacci Roberta. Vabbè, visto che in 20 anni non ho mai avuto occasione di incontrare la commissione, già che sono qui voglio dire una cosa, questo episodio può essere anche finito bene, però la storia 20 anni fa è cominciata male, con un contratto che non si cura per niente di un lavoratore, che direi di serie C, perché quando si vince un appalto e noi andiamo nella ditta nuova, il comune sparisce e non è niente da definito, si rimane noi a combattere con una realtà bruttina. Io vorrei che invece da ora in avanti rimanesse un canale aperto per sentire se funziona bene questo appalto, se ci trattano bene, perché a volte il datore di lavoro è in un'altra città, si conosce per nome, non ti risponde nemmeno al telefono e noi rimaniamo con i nostri problemi. In più, lo ripeto, che sembra quasi che sia un rapporto, la nostra professionalità, chiamiamola così, inversamente professionale al nostro riconoscimento anche retributivo, perché l'ho già detto, siamo una categoria paziente, 20 anni che conviviamo con un contratto che è rimasto lì, congelato, c'era stato qualche dettaglio che ci aveva dato un miglioramento, ce l'hanno disconosciuto, e questo riguarda le cooperative. Quindi le cooperative non sono rose e fiori e noi lavoratori non ci si lavora volentieri. Lo ripeto, perché mettiamo anche un'altra cosa. Quando è subentrata la prima cooperativa, i lavoratori cosiddetti addetti ai servizi sociali sono passati in comune e se erano un pochino peggiorata la loro salute, hanno trovato una menzione specifica per loro. A noi c'è stato bello detto chiaramente che se a me viene un artrosi, un muovo più la spalla, dove mi mettano? Arrivederci e grazie. E questo discorso io l'ho fatto anche al signor Frontera tanti anni fa, mi disse, ma ci avevo pensato, l'appalto non sono una cosa positiva né per il lavoratore, né per l'utente, né per la cittadinanza. E poi non ho scopo di lucro, me lo dovete spiegare, e ci hanno i macchinoni che le nostre ditte e noi ci sa 700 euro di stipendio. Quindi il fatto è questo, è brutto che noi abbiamo due datori di lavoro, una l'amministrazione ufficiale, io speravo in uno sconvolgimento, no in peggio, come ci era sembrato qualche settimana fa, però rimaniamo un canale aperto, chiamateci per vedere se funziona la cooperativa, come ci tratta, perché ci sta sempre lo spauracco, non si può aprire bocca, perché se no ti mandano anche via. Zitti e muci e cittaboni, e invece in comune se il portiere va a brontolare dall'assessore ci va e viene ascoltato. Ecco qual è la differenza fra noi lavoratori e loro. E siccome vorrei sentire un lavoratore importante, bisognerebbe pensare alla proposta, che non è un'utopia, perché noi ci si spera. È andata male questo esperimento della privatizzazione, io ci lavoro. Ho lavorato precaria per il comune, c'avevo uno stipendio che era ben oltre a questo vero e ho pianto tanto quando mi hanno scaraventato tra le braccia delle cooperative e non siamo contenti nessuno di lavorare per le cooperative. Quindi il canale che rimanga aperto, facciamo una piccola commissione, assessore, che così forse potremmo anche migliorare qualcosina.
Grazie, scusate. Grazie.